Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. A quanto pare sono anche ancora uno youtuber perché registro ancora i video. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, vi invito a seguirmi su Twitch, vi lascio il link sempre in descrizione. Faccio live 3-4 settimane, dipende un attimo come mi gira. In generale comunque martedì, mercoledì e una o due volte nel weekend, poi si vedrà come continuerà questo giro. E nel frattempo registro anche video qua per YouTube, ovviamente, perché le serie non vanno avanti da sole. Oggi siamo tornati con il può dire la sua, team di Frostmoth, sempre se si dice così, sì. C'ho qua sotto il team perché io questo può dire la sua l'avevo registrato un mese fa, secondo me, più di un mese fa, un mese e mezzo fa, il team di Frostmoth, che ho fatto il primo episodio e non avevo mai fatto il secondo, quindi oggi siamo qua per il secondo episodio, attenzione dopo una vita. Infatti rileggo i set al volo perché non me li ricorderò mai. E nel frattempo vi invito chiunque sta guardando a lasciare un bel mi piace che mi aiutano un sacco e per far tornare il canale ai livelli di un tempo, come si suol dire, e di iscrivervi se ancora non lo siete. Comunque, vabbè, detto questo, Frostmoth è Weakness Policy con Quiver, Blizzard, Hurricane e Bug Buzz, ci sta. Tra l'altro, vabbè, ho dei capelli da quarantena che proprio per fortuna che settimana prossima, cioè questa riapre i parrucchieri, me li vado a tagliare perché non li ho mai avuti così lunghi. Comunque, io non riesco mai a fare un discorso completo. Poi abbiamo Ninetales Sash con Freedry, Aurora Veil, Icy Wind e Baby Doll Eyes, che ci sta. Sableye, Lugging Tail, Prankster, ovviamente, con Trick, Quash, Fallplay, Will-O-Wisp. Lugging Tail è il famoso item che fa attaccare per ultimo sia in Tailwind che in Trick Room. Quindi magari se uno mette Trick Room, diamo la Lugging Tail a Torkoal in modo tale che lui attacca comunque per ultimo, anche se io sono in Tailwind, cioè Scarf e tutte queste cose, qualsiasi cosa abbia. Tra l'altro, devo un attimo rivedere le grafiche dei video perché su Twitch l'ho messa un attimo, l'ho sistemato un attimo meglio la webcam perché la scheda push era troppo ingombrante, infatti qua è troppo ingombrante. Comunque, ormai mi sa che per questo video rimarrà così, dal prossimo la rimetto a posto, spero. Passimian, AV, Close Combat, Seed Bomb, Iron Head, Knockoff, Rotom Hit con, vabbè, la Charty Berry, Nasty Plot, Overheat, T-Bolt e Protect. Non ho detto, forse non ho detto Dracofish, Mystic Water, Fissure Strand, Crunch, Protect e Rockslide. Ok, perfetto. Ok, il team è questo, speriamo che mi ricordi ancora come si gioca questo team, e cioè non che abbiamo mai saputo fare, ma andiamo direttamente in Battlespot e vediamo se riusciamo a salire e a non perdere tutti i punti che ho guadagnato su Twitch con tanta tanta fatica. Ok, avversario trovato. Giapponese, ovvio. Vediamo cosa gioca il nostro amico giapponese. Gioca Dracofish. Beh, sì, lo starter è tipo erba che ho tipo un vuoto su come si chiama adesso. Drillaboom, mi sembra. Anche perché ce l'ho usato io come starter, visto che quello di tipo erba era il mio preferito. Jellicent, Sylveon, Mandibuzz e Rhyperior. Allora, lui qua ha un tipo un team. È abbastanza carino, onestamente, perché è mezzo Tailwind, mezzo Trick Room. Quindi ci può stare, è abbastanza carino. Io farei. Se vedete che il mio sguardo si sposta ogni tanto perché. Per controllare che stia funzionando tutto qua. Non è male il suo team. Che forse avete sentito il rumore di WhatsApp Web che chiudo istantaneo. Ok. Stavo pensando un attimo a cosa poter fare contro questo qua. È un team un po' così, io comunque liderei qua Ninetales e Frostmoth. Scusate, Weavile al volissimo, c'è la Taunt? No. Weavile, forse mi è scappato, però intendevo ovviamente Sableye. Mettiamo così, Ninetales, Frostmoth, con dietro Dracofish. E Rotom.
Lasciamo a casa Sablay e Passimian, anche se forse ho potuto portarli. Però no. Solita musica capopalestra che per chi mi segue su Twitch saprà benissimo essere la mia preferita di questa generazione. No, anche se non è la capopalestra. No, non è la capopalestra, ho sbagliato a metterla a quanto pare, ma volevo metterla a capopalestra. Ok, lui mi dà Rillaboom. Io dico sempre Drillaboom, invece è Rillaboom. E Jellicent, che non è che metterà sicuro Trick Room, ovviamente, però qua io ho guardato così giusto per mettere Aurora Veil, e sono tutte mosse super efficaci di qua. Non saprei se fare Eleganza. Tra l'altro c'ho la finestra aperta, perdonatemi, ma è un caldo, ho sentito ogni tanto rumori di motorini o macchine che passano. Dai, dopo la chiudo, finita sta partita. Io onestamente caccerei una danza, perché lui non può lasciare Rillaboom lì davanti a... così, senza far niente. Ah, è vero che ha anche fake out quel coso, giusto? Giusto. Anche fake out, io manco lo sapevo, cioè me lo sono ricordato quando l'ha fatto, però non l'avevo calcolato. Comunque, ok, lui ci riesce a mettere Trick Room, vabbè, abbastanza secondo i piani, più o meno. Ok. E io comunque se riuscissi a settare l'Aurora Veil sarebbe buono in ogni caso. Dietro... Ok, ricordiamoci che abbiamo Dracofish e va bene. Dina insetto non mi ricordo mai cosa fa. Penso droppi l'attacco. Qui a questo punto sì, andrei per il Dina gelo di qua. Lui secondo me butta Rhyperior prima o poi da qualche... Cioè ce l'ha per forza Rhyperior. Abbiamo un team Ice e un team che perde abbastanza da acqua, insomma, in poche parole. Vediamo, non so se ho fatto la scelta giusta di dinamaxare lui, ma il problema è che è già boostato, ho detto già boostato, se riusciamo mettiamo anche l'Aurora Veil, vediamo cosa fa lui, grandissimo, il Volcarona di ottava gen, il Volcarona a posto, tipo ghiaccio, ok, guardiamo un attimo se sta registrando anche l'audio di già, sì, dai, Water Spout, Niantic mi sa che non tiene, ah no, che okay, ha fatto Swordance, va bene. Tanto muori in questo turno, anche se sei... come si chiama la bacca antighiaccio? Che non mi ricordo, non me ne ricordo più. Ok, è bacca antighiaccio. Cioè, veramente. Dovrebbe morire lo stesso, teoricamente, eh. Più, siamo a più uno. Infatti. La... Iace Berry. Iace Berry. Ok. E mettiamo anche l'Aurora Veil. Grande Ninetales. Tra l'altro io non mi ricordo mica se ho tipo registrato, cioè ora io mi sta venendo tipo un dubbio che questo non sia, sia tipo il secondo episodio, ma cioè il terzo episodio perché io ho già registrato il secondo episodio. No, ok, ho solo registrato un episodio. Per un attimo ho detto ragazzi sto registrando il terzo episodio ma non ho mai fatto il secondo. Ha buttato Rhyperior, che non ho visto, sì, ha buttato Rhyperior. Allora... Io andrei tipo di occhioni teneri, anche se poi non ci arriviamo a fine turno con Ninetales, quindi non ha molto senso fare occhioni teneri. Dina gelo su Rhyperior. Lui Dynamaxerà ovviamente Rhyperior. No, non Dynamax. Frostmoth è un per 4, però ci ha attivato anche la Witness Policy, quindi teoricamente, cioè teoricamente abbiamo retto per quello, secondo me, perché siamo Gigamax sicuro. E Spout, single target, lo reggiamo perché siamo stati la difesa speciale. Quindi Dina Gelo dovrebbe ammazzare Rhyperior teoricamente. Anche non teoricamente, perché non ha neanche dinamaxato questo qua. Se avessi dinamaxato, crit, che non serviva perché siamo a più uno e è un attacco speciale. Avremmo comunque... Cioè, se avessi dinamaxato Rhyperior, probabilmente, quasi sicuramente, avremmo perso. Allora, io qua butterei Rotom, però si prende Water Spout.
Dai, proviamo a buttare Dracofish. Non mi ricordo quanti turni mancano di Trick Room. Penso due, o se non tre. Due però, dovrebbero mancarne due. Va bene. Tra l'altro, ragazzi, voglio che scriviate nei commenti se siete contenti di questo mio ritorno in pieno, come si dice? Pieno regime Twitch, YouTube. Cioè, anche tra l'altro per voi sarà ieri sera. Forse sì, dovrebbe uscire domani questo video. Avrò fatto anche una live ieri sera e con questa ne ho fatte tipo 4 questa settimana. Quindi sarà un sacco proprio. Allora. Quanto manca di Trick Room? Due turni, vero? Due turni. Crunch su di lui. E Dina Gelo su Sylveon, ma non credo di reggere la combo Water Spout più Ivory Voice, anche se dietro Ravela, anche se siamo a più 2. No, sì, la reggo, invece la reggo con... Ok, ha lo spray per la gola. Mi sono detto che cosa si è attivato, invece spray per la gola ci sta. Assorbi forza, di tipo Fairy, e dovrebbe... No. Boh, ah, mi droppa l'attacco e recupera vita. Ok. Crunch che non gli farà tantissimo a sto punto perché siamo droppati. Però Dina Gelo, vabbè, ha più 2 sotto. Ha più 2, anzi, ha più 1. Con Weakness Policy siamo a più 3. Quindi, vabbè, ha preso tutte le kill lui praticamente in questa partita. E direi che è abbastanza vinta. Perché basta poi finisca la trick. Non abbiamo Rotom con T-Bolt e via. E dai, diciamo che ci siamo giocata bene. Più o meno, è stato stupido lui che non ha dinamaxato Rhyperior, onestamente. Se l'avessi dinamaxato avrei probabilmente perso al 100%, quasi. Facciamo Hurricane. Posso fare anche in realtà Blizzard, tanto non cambia molto. Quindi, boh, assorbi forza ancora. Ok. Dovrebbe morire lo stesso, voglio solo vedere quanto gli fa... Cioè, già li sente abbastanza bulky, Quindi, Blizzard, anche se ha più 3... Voglio solo vedere quanto gli fa. Crunch a sto punto. Crit. Ok. Niente Blizzard. Niente quanto gli fa Blizzard. Crit. Appena ho visto che la vita gli ha fatto più del 20%, ho detto questo è un crit. Perché eravamo a meno 2 e gli avremmo fatto poco. Poco e niente. Quindi, prima vinta. Perfetto. Perfetto, dai, mi sto lentamente riabituando a giocare. Vabbè, avendo giocato questa settimana una roba come 4, 5 ore, se, anzi 6 ore in streaming più registrando, direi che un po' mi sto riabituando a giocare. Ragazzi, poi sto anche, cioè, anche sto partecipando a vari tornei online, ovviamente, quindi un po' la mano la sto riprendendo, dai, andiamo alla prossima. Ok, avversario trovato, un altro giapponese, guarda che sto registrando di mattina, quindi forse anche per quello. Ok, Eevee, cioè Eevee Trick Room. Poi questo qui non è vero, è che Eevee Trick Room, anche perché ho detto Eevee Trick Room, poi ho guardato e non c'è neanche un Trick Room setter. Però Snorlax con Keldur, che sono un po'... Allora. Qua Frostmoth non fa malissimo. Se gli do Frostmoth Ninetales e faccio con dietro... mi serve davvero stavolta qualcuno per Lapras Gigamax perché ripicca. Ma no, questo non è molto utile secondo me. Dracofish. A sto punto qua Passimian forse non fa neanche così tanto male. Onestamente. Buscamo Tyranid e tutto. Contro Incineroar, contro Lapras. Potrebbe non fare bene. Contro Snorlax. Ci potrebbe stare, secondo me, Passimian. A sto punto. Però non ha senso portarcelo dietro, Passimian. Sì, dai. Proviamo a portare Passimian. Anche se avrei dovuto lidarlo, secondo me. Tipo, Passimian, Ninetales, Aurora Veil e tutto. Poi al turno dopo setappavo con Frostmoth, tra l'altro è finalmente la musica del capo palestra, sono riuscito a mettere. Ok, vediamo, lancia la Screwball.
e la Sheikbull, tipo. Ok, Snorlax, Togekiss. Vediamo. Io qua potrei fare banalmente tipo Aurora Veil più Quiver. Però se lui fa Gigamax Max Hailstream non credo di reggere comunque. Quanto siamo veloci con Frosmos, che non so la speed assolutissimamente. 108. Secondo me lui qua può farlo Max Hailstream. Quindi io, se non faccio Quiver e faccio Aurora Veil. Perché ho pensato, se lui ci fa Max Hailstream, ci attiva da solo la Weakness Poise, quindi non ho neanche bisogno alla fine di fare Aurora Veil, di fare Quiver. Però a quanto pare forse non ha fatto, non ha diramaxato perché è partito prima lui di noi, a meno che non siamo più veloci, ma siamo 108, Togekiss in teoria è molto più veloce di noi. Ti ricordi? Quindi vediamo un po'. No, diremmo stato Snorlax a sto punto, probabilmente. Perché nella Scuro Ball c'era Snorlax, quindi sì, diremmo stato Snorlax. Gigamaxato poi a sto punto. Quindi, ok. Abbiamo messo il velo, che ci può andare comunque bene. Vediamo se Togekiss ha fatto Tailwind. No, ha protetto. Ok. Ok. Io tra l'altro ho anche occhioni teneri su Ninetales, che droppa l'attacco di uno. È Baby Doll Eyes, mi pare, in inglese, se non ricordo male. Andiamo dietro Protect, gli facciamo il giusto. Il giusto, dai. Lui ci farà giga. No, Dina fiammata. Su, Frosmoth, ok, perfetto, ci attiva la Weakness Poise. Siamo me. Cioè, ci ha fatto un botto di danno dietro l'Aurora Veil e tutto. Cioè, onestamente. Quanto ci ha fatto? Cioè, ci ha fatto tantissimo. Cioè, c'è proprio delle difese di cartapesta, Frosmoth. Diciamocela tutta. Ho paura che lui ci faccia Air Slash e ci ammazzi Frostmoth. Non ne sono sicuro, ma insomma. Faccio Icy Wind. Se faccio Icy Wind gli droppo la speed a Togekiss prima che attacchi e possa attaccare Snorlax. Quindi probabilmente farò così. Ok, no, ritira Togekiss. Ok. Ah, Incineroar. Vabbè. Non che ci cambi molto. Vediamo se ha protetto Snorlax. Io devo mettere pass. Devo buttare Passimian. Volevo buttarlo infatti questo turno. Però non ho voluto rischiarla troppo. Vediamo quanto gli fa più 2 Dina Blizzard. Che comunque è speciale Snorlax. A meno che non sia Stickfat, ma dubito. Che se no non avrebbe Gluttony. Ok, abbiamo rimesso la Hail. Lui rimetterà il sole, in realtà credo, adesso rifacendo Dina fiammata. Ok, c'ha la Fiji, va bene. Un'altra Dina fiammata, sempre qua ci ammazza. Ok. Ha rimesso il sole, va bene. Qua io a questo punto avrei dovuto buttarlo prima. Oddio, che rumore. Avrei dovuto buttarlo prima Passimian, secondo me. Perché così avrei potenzialmente evitato. Mi sarei boostato con l'Intimidate Incineroar. Comunque, non credo che con Close Combat venga giù. Snorlax, anzi, non verrà mai giù. Siamo così, Baby Doll Eyes su Snorlax, in caso. Cioè, lui deve fare fake out su uno dei due adesso. Su Passimian lo fa. Cioè, io avrei potuto avere fake out su Passimian e essere più lento di lui. Però
cioè più veloce. Quindi non capisco questa cosa, ma vabbè. Giga rinnovamento, che è la mossa peculiare di Snorlax, che non ho mai capito cosa faccio in tutto questo tempo. Però, siccome siamo sdettetrorarei la più uno. Ok, lui ha, si è ripreso la bacca, adesso gli faccio knockoff, infatti. Dovrei. Sì, dai, gli faccio knockoff. Solo che qua Incineroar mi secca. Se. Non so neanche quanta speed ha Passimian. E quanto attacco, perché volevo solo vedere se secco Incineroar. Ok, dovrei. Teoricamente anche sta. Cross Combat di qua e un altro Occhioni Teneri di qua. Lui ci sta lasciando Ninetales vivo. Ok, ha switchato. Ha fatto bene a fare Cross Combat di là. Ho usato Togekiss, va bene. A sto punto, al turno dopo, io volevo switchare Ninetales per rimettere la heal prima o poi. Però a questo punto mi tocca switchare Passimian perché essendo di tipo lotta e essendo droppato non è proprio il massimo lasciarlo qui davanti. Vabbè, ci penso. Adesso sì, dai, butto Dragofish di là. C'ha con Keldur. Ok. Però non so se ha senso tenermi Passimian o meno. Potrei fare così effettivamente, tipo Icy Wind più Iron Head, tutto su Togekiss, e dovrebbe morire, spero. Così se faccio Icy Wind lo droppo nel turno stesso e poi lo ammazzo con Iron Head. Cioè dire ammazzo poi. Però sto provando a imparare queste nuove meccaniche, che ormai sono uscite da una vita per voi. Io che ho ripreso a giocare da poco, è difficile abituarsi a queste meccaniche, che la speed viene presa nel turno stesso. Quindi se faccio Icy Wind e lo droppo, teoricamente attacco prima, no? No? E dovrebbe morire di Iron Head. Ok, mamma mia ragazzi, questa giocata di alto livello di. Cioè di alto livello. Come posso chiamarla? Di meccanica, perché alla fine è una meccanica sta qui della speed che in un turno si rimette a posto. Ok. Facciamo così, Close Combat su Snorlax. E Occhioni Teneri su con Keldur. O liofilizzazione. Io opterei per una liofilizzazione, onestamente. Tra l'altro che con Keldur. Ok, c'è Mach Punch. Che reggiamo anche se ha Life Orb. Con la difesa droppate. Stavo per dire non è Guts. Infatti è Iron Fist, come si chiama l'abilità. Ok, Passimian ce l'ha svolta perché ci ha ammazzato due Pokémon. E ha un attacco che non credo fosse così alto, onestamente. Invece è così alto, quindi ci ha fatto un po' di danno. Finisce tra l'altro il sole, quindi se entrassi ora con Dragofish avrei Vicious Rend cioè boostato, no, non droppato dal sole. E direi che oggi ci siamo portati a casa tutte e due. Quindi tanta roba. Tanta roba. Dai, lui forfetterà perché ho anche un Pokémon dietro. Ancora Mach Punch, vabbè, ci può stare. Ci sta, tanto fra Orb e Freeze Dry e tutto, qua adesso un altro Freeze Dry viene giù, praticamente, quindi. Abbiamo Dracofish che ce la finirà con Vicious Rend sicuramente. Dai, devo dire che ce la siamo giocata bene, ce la siamo giocata bene. Sono fiero di me stesso che sto pian piano riuscendo a reimparare a giocare, se così vogliamo dire. Quindi devo dire che queste partite mi sono piaciute, mi sono piaciute. E teoricamente siamo saliti anche in Lega Ultra Ball con questa partita qua. Dovremmo. Mamma mia, che capelli, ragazzi! Sembra un Super Saiyan. Cambia squadra, vediamo giusto se siamo saliti. Oh yes, Lega Ultra Ball. Non so quanto sia per salire la Master Ball, ma credo.
non manchi molto. Va bene, ragazzi, dai, io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se siete arrivati fino in fondo, e anche se non siete arrivati fino in fondo, ma se siete arrivati fino a qui e state ascoltando, siete arrivati fino in fondo. Di iscrivervi se ancora non lo siete. Ricordo sempre, vabbè, Twitch e tutte le cose che ho caricato durante il video. Hashtag sono arrivato fino alla fine, mi raccomando, chi ci arriva merita sempre un premio. E fatemi più che altro sapere se secondo voi sto cercando, cioè sto recuperando la mano. A me sembra di sì, dai, la mano che gioco la sto recuperando, anche perché poi mi sto divertendo a giocare, quindi io sono sempre stato uno di quelli che quando si divertiva giocava bene, quindi dovrei fare così, e così è, infatti. E fatemi sapere se anche per voi è così. E soprattutto siete contenti del mio ritorno in piena attività. E basta, ragazzi, noi ci vediamo domani con la live e con qualcos'altro su YouTube, e anche mercoledì e poi con i prossimi video. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima!